Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvata a larga maggioranza una mozione sulle problematiche ambientali della Conca Ternana. Trovato l'accordo su un testo unitario che ha raccolto 16 voti favorevoli e 4 astensioni. Dopo un'ampia discussione che ha occupato due sedute, l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a larga maggioranza una mozione sulle problematiche ambientali della Conca Ternana. L'atto ha ottenuto 16 voti favorevoli del Partito Democratico, dei Socialisti, Democratici e Progressisti, Ricci Presidente, Forza Italia e Fratelli d'Italia. 4 gli astenuti, Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Obiettivo del documento è avviare un confronto con il governo e con le competenti commissioni dell'Unione Europea per riconoscere l'unicità della Conca Ternana come area ambientale complessa e affrontare questa complessità attraverso un piano straordinario di interventi mirati al risanamento di quel vasto territorio, utilizzando anche in via sperimentale le migliori tecniche possibili nel mondo, realizzando un coinvolgimento politico-finanziario dei ministeri dell'ambiente e della salute, indicato poi come necessario uno studio approfondito delle correlazioni esistenti tra lo stato dell'ambiente e della salute della Conca Ternana, utilizzando studi, ricerche e indagini già esistenti a livello ministeriale. La mozione impegna inoltre la Giunta a rendere più stringente la normativa e rendere più sicura la qualità dell'area di quel territorio e del resto della regione attraverso una pianificazione regionale adeguata. Impegna inoltre ad intervenire nei confronti del Comune di Roma in qualità di azionista di Acea per rappresentare la necessità di avviare ogni iniziativa utile alla definitiva chiusura e riconversione ambientale dell'impianto di Maratta ed infine a costituire un tavolo istituzionale permanente di indirizzo e controllo sull'attuazione di quanto stabilito dalla mozione. Ribadito infine il no all'incenerimento di rifiuti urbani negli impianti Acea e Terni Biomassa. Il testo della mozione approvato raccoglie le istanze di 3 documenti presentati dai consiglieri Chiacchieroni del PD e poi da Nevi di Forza Italia, Ricci del gruppo Ricci Presidente, così pure De Vincenzi, Fiorini e Mancini, Lega Nord e Squarta Fratelli d'Italia, ed un altro presentato da Liberati del Movimento 5 Stelle e Fiorini della Lega Nord. E l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una mozione che mira ad assegnare in sede di conversione del decreto legge ulteriori risorse per il danno indiretto procurato dagli ultimi eventi sismici. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 16 voti favorevoli Partito Democratico, Socialisti e Riformisti, Ricci Presidente, Forza Italia e Lega Nord e 2 astenuti, Movimento 5 Stelle, la mozione presentata dalla consigliere del Partito Democratico Giacomo Leonelli che impegna la Giunta regionale a farsi promotrice verso il Parlamento e nella Conferenza Stato-Regioni affinché in sede di conversione del Decreto Legge 50 siano assegnate ulteriori risorse sul danno indiretto da terremoto per imprese e partite IVA nelle aree fuori cratere. Nell'illustrazione dell'atto sono state ricordate le molteplici difficoltà procurate dagli eventi sismici al tessuto sociale, culturale, economico e turistico dell'Umbria. I danni, è stato quindi puntualizzato, oltre che colpire in maniera diretta e materiale i 14 comuni della Valnerina, a cui successivamente è stato aggiunto anche il comune di Spoleto, che rientrano nel cosiddetto cratere, hanno riguardato l'intero territorio regionale e in via prioritaria il settore turistico. Con 12 voti favorevoli da parte della maggioranza, i 10 consiglieri del Partito Democratico, il consigliere Rometti, capogruppo socialista, e il consigliere Solinas, articolo 1 MDP, 5 sono state le astensioni, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, gruppo Ricci Presidente, ed anche 2 voti contrari, quelli della Lega Nord. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato il disegno di legge della Giunta regionale che modifica il testo unico in materia di agricoltura, modifiche che mirano alla valorizzazione del patrimonio agricolo regionale e riguardano l'affidamento della gestione del Banco della Terra all'Agenzia Forestale Regionale e la soppressione della gratuità, agevolazione poi dei canoni di locazione e delle concessioni.
Nella prima commissione consiliare di Palazzo Cesaroni sono state illustrate le linee guida dell'agenda digitale 2015-2020 e il piano di semplificazione relativo al 2016. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, si è riunita per l'illustrazione delle linee guida strategiche per lo sviluppo della società dell'informazione in riferimento alla legislatura regionale 2015-2020. Inoltre, la commissione ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento del piano di semplificazione 2016-2018 e sulla realizzazione dello stesso nell'anno 2016. Illustrando le linee guida dell'agenda digitale, l'assessore Antonio Bartolini ha spiegato che si tratta di una delle azioni più importanti per la nostra regione. La strada maestra per uscire dalla crisi è quella di riuscire a prendere il treno in corsa dello sviluppo legato alle tecnologie digitali. L'agenda digitale è un percorso partecipato e collaborativo per portare la trasformazione digitale in tutti gli ambienti pubblici e privati per la crescita socio-economica dell'Umbria. Il piano è costruito avendo come punto di riferimento il cittadino. I tre principi chiave dell'agenda sono il servizio al cittadino e all'utente, un'agenda che deve uscire da una visione burocratica, passare ad una tecnologia cloud per una semplificazione enorme di tempo per il cittadino e le imprese, un'agenda con una visione aperta che sia facilmente accessibile per il cittadino. I servizi pubblici digitali sono essenziali a partire dalla sanità digitale. Entro l'estate, ha detto Bartolini, contiamo di presentare il fascicolo sanitario elettronico. La Commissione ha poi preso atto della relazione sullo stato di avanzamento del piano di semplificazione. L'assessore Bartolini ha ricordato le azioni intraprese, gli attingimenti idrici, le procedure sismiche, la tutela dei consumatori danneggiati dal crack delle banche, il catasto unico degli impianti termici, la prenotazione online degli esami specialistici e la conferenza dei servizi. Sempre in prima commissione consiliare, l'assessore Bartolini ha illustrato la proposta di legge sulle modifiche alla struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della Giunta, prevista la figura di un direttore generale. Bocciata la proposta di Raffaele Nevi di non avviare la fase istruttoria, tuttavia il presidente Smacchi ha chiesto un ulteriore passaggio in una riunione della maggioranza in merito al percorso e ai contenuti di questo atto. Nell'aula consiliare di Palazzo Cesaroni la fase finale del progetto Dall'Umbria all'Europa, gli studenti si confrontano. La simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani con protagonisti gli studenti. Si chiama GADEI, una simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani, e per il secondo anno si è conclusa la fase finale del progetto Dall'Umbria all'Europa, gli studenti si confrontano, nella sala consiliare di Palazzo Cesaroni. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sostenere l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole e lo sviluppo di una coscienza comune di appartenenza europea attraverso l'elaborazione di proposte concrete dibattute in un'assemblea strutturata sul modello della plenaria del Parlamento Europeo. Il progetto è stato promosso dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Organizzazione, dall'Associazione Parlamento Europeo Giovani e da alcuni istituti, tra cui quello di Istruzione Superiore Tecnica ed Economica di Orvieto, l'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Acqua Pendente, Liceo Tacito di Terni. Prima di iniziare i lavori, ha portato i saluti dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria la Presidente Donatella Porzi. Per l'Assemblea Legislativa dell'Umbria è il secondo anno che sperimentiamo e ospitiamo questa simulazione del Parlamento Europeo Giovani e credo che il bilancio che possiamo, diciamo, esprimere a due giorni di lavori sia estremamente positivo. Abbiamo avuto il piacere di ospitare i nostri ragazzi, gli studenti delle scuole che partecipano all'esperienza nelle nostre sedi, nelle sedi delle commissioni che ho chiesto fossero sospese per dar spazio ai ragazzi e per permettere ai colleghi consiglieri di assistere e, diciamo, partecipare alle attività dei giovani. Credo che l'esperienza di ascolto, di confronto, di partecipazione e condivisione di un'esperienza di questo genere possa rappresentare un momento di grande formazione e di avvicinamento rispetto al mondo delle istituzioni e al mondo della politica, che molto spesso viene visto come qualcosa di distante e di
distaccato rispetto alla loro realtà, e quindi valuto estremamente positiva l'esperienza che abbiamo realizzato e speriamo di poter proseguire su questo tipo di lavoro. 6 anni fa è iniziata, da parte delle scuole in questione, la simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani. Obiettivo principale, oltre a quello di conoscere i meccanismi istituzionali, l'importanza dell'educazione alla cittadinanza. Il liceo scientifico Majorana d'Orvieto ha a cuore l'educazione alla cittadinanza e molti progetti appunto sono relativi a questo ambito, e senz'altro il punto forte è la simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani che noi facciamo da 6 anni e quest'anno per la seconda volta qui in regione. E questo è stato molto bello perché di fatto ha messo in collaborazione, in sinergia, più forze, quella della scuola, quella dell'associazione PEG da cui abbiamo acquisito il modello e poi ovviamente l'istituzione. E, è sempre un'emozione vedere i ragazzi così impegnati e appassionati, perché in questa è veramente cittadinanza attiva quella che abbiamo visto oggi. E che a scuola, quando si fanno le normali attività didattiche, non emerge, diciamo, questa passione che mettono in questi progetti, in questi laboratori, in queste attività. L'inizio dei lavori e la collaborazione tra la nostra scuola, l'Istituto di Istruzione Superiore di Orvieto, Scientifica e Tecnica, e l'Assemblea Legislativa è stata una cosa estremamente significativa, perché ha permesso di portare fuori dalla nostra scuola questo tipo di esperienza nel territorio regionale, consolidando le relazioni anche con molti istituti, non solo della provincia di Terni, ma anche della provincia di Perugia e anche con scuole limitrofe al nostro territorio. Spero che questa esperienza sia ulteriormente consolidata, anche perché la passione che i ragazzi mettono riesce a creare una linea ideale tra la realtà che sta al di fuori della scuola è il mondo della politica. 72 i ragazzi che vi hanno preso parte, divisi in 6 commissioni, hanno affrontato argomenti prioritari per poi elaborare 6 proposte di risoluzione che sono state dibattute in aula durante la simulazione dell'Assemblea Generale. I testi hanno riguardato la partecipazione dei giovani al processo decisionale, la riduzione dello spreco alimentare, il rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici, il contrasto alla violenza sulle donne, il sostegno alle start-up, la regolamentazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale. Sicuramente lavorare per il Parlamento Europeo Giovani ci ha dato tanta consapevolezza riguardo appunto l'Europa che viviamo quest'oggi, e sicuramente ha evidenziato appunto delle luci e delle ombre che incombono, diciamo, sulla nostra Europa, e il nostro punto di forza è stato appunto quello di essere giovani e quindi di avere tante idee, tante proposte, che è stato anche bello appunto comunicare quest'oggi qua a Perugia. Da questa esperienza molto, molto formativa abbiamo potuto avere la possibilità quindi di ricavare pro e contro rispetto al sistema politico che ci circonda. Emerge una pressante burocrazia che può però essere evitata attraverso una ferrea regolamentazione che ci è stata appunto insegnata e abbiamo avuto modo appunto di sperimentare soprattutto in questa esperienza. E questo appunto soprattutto il vantaggio che comporta il mettersi in discussione e mostrare quindi i pro e i contro di ogni particolare commissione che oggi è stata discussa, e perciò ringrazio molto gli organizzatori del progetto. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che Tele CR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive della regione. È disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.